E ci ritroviamo sempre qui nei nostri studi esterni e siamo al Samsara, ovviamente, visto che praticamente l'estate qui, ecco, sì, ecco la sicurezza, vedo che perfetto, sì, la sicurezza funziona bene, quindi ringrazio il mio bodyguard Lele, sempre pronto per ogni evenienza, e vedremo in questa puntata cosa è accaduto al Circus di Brescia. Prima vi voglio ricordare però i modi per entrare a far parte di quello che è il mondo Samsara: facebook.com/samsarabeach, cliccate mi piace, diventerete ovviamente dei nostri, e in più su questa pagina troverete un po' tutte le informazioni che riguardano i beach party d'estate e non solo. Prima di dare uno sguardo ancora niente, sì, diamo uno sguardo al viaggio, vediamo com'è andato il viaggio, su, meglio così. Grazie mille. Si va dritti verso il Circus, il tour continua, tra l'allegria dello staff, i tanti chilometri e lo sguardo ormai rivolto verso il sole del Salento, pronto a infuocare i beach party d'estate. Siamo così alle stelle che Fabio decide di riscaldare l'ugola per la serata con uno dei suoi cavalli di battaglia. Nel blu degli occhi tuoi più fragili io ci sarò, come una musica, come domenica, il sole è azzurro. Zun 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 zun. Basta. Prove per assicurarci che tutto sia al posto giusto e poi un po' di meritato relax. Adesso si va a Brescia. Ho insistito, ho sbattuto, l'ho desiderato per 2 anni. Finalmente, alla seconda volta a Brescia, siamo riusciti ad ottenere lo champagnone. Che proprio, cioè, ti riempi la bocca, lo champagnone. Cos'è lo champagnone? È un cocktail tipico di Brescia e ha la ricetta segreta. E adesso in diretta assaggeremo lo champagnone. Pronti? Via. Salute. Andiamo, eh. Minchia. Minchia. Lo champagnone. Ciao David, grazie della fiducia. Spero di essere riconfermato l'anno prossimo. Grazie David. Ti potevi fidare di me, lo sapevi, no? C'è chi beve, c'è chi mangia e chi cerca di trovare nuovi stimoli, ad esempio provando una nuova professione. Adesso andiamo a vedere la città che ci ospita, una bellissima città, Brescia. Andiamo a vedere Brescia, su, non lo fare mai più, non lo fare mai più. Brescia è una città italiana di circa 200.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. È la 17esima città più popolosa d'Italia e patrimonio dell'UNESCO per le sue bellezze e i suoi monumenti. Il Capitolium. Costruito nel 73 d.C., era il tempio più importante dell'antica Brixia e costituito da 3 celle, una centrale più grande e le altre di minori dimensioni, che conservano gran parte dell'originario pavimento di marmo. Tra i monumenti c'è anche il Castello Cidneo, che è oggi un grandissimo parco pubblico che offre interessanti passeggiate fra le antiche strutture di difesa e un ampio panorama sull'intera città. Gli interni della fortezza ospitano invece 2 musei. Tra le opere di architettura civile di Brescia spiccano anche Piazza del Duomo e Piazza della Loggia, una bellissima piazza risorgimentale. Prima di dare uno sguardo allo show del Samsara al Circus di Brescia, volevo fare una domanda che molti di voi ci hanno scritto: che cosa ne pensa il nostro Lele della moda dei selfie? Il selfie è una bellissima moda, anche perché è un modo per esprimersi e farsi conoscere in tutta Italia.
Beh, anche altrove, perché... Beh, in Italia per dire... Nell'universo. Vabbè, ai... nel continente. Nero. A tutti. Vabbè. No, in realtà è importante quello che... No, non badare a quello che dicono. All'esterno, la domanda era questa. Cioè, è un disturbo mentale, come dicono gli scienziati americani, o è una moda da seguire, secondo te? Una moda da seguire perché è piacevole, perché se non altro ci si confronta con della gente che magari non si conosce nemmeno, e allora hanno modo di esprimersi, di collaborare insieme, di vivere la vita, la gioia del Samsara. È molto più fresco di tanti di voi. Circus Brescia. Prima di rinviare l'appuntamento ad un'altra tappa del tour, vi ricordo delle cose importanti che ci riguardano: i nostri contatti sul web, samsarabeach.it, il nostro sito, dove a breve troverete anche tutte le info per poter acquistare le nuove t-shirt del Samsara, che sono davvero fantastiche, e i braccialetti, ovviamente, una di quelle che indosso, ce l'ho qua, aspetta, te la faccio vedere. E come mai non è la t-shirt del Samsara? Ancora sono sprovviste, perché i titolari non sono in ferie. Ah, ok. Aspetto il permesso da parte loro per poter fare la guardia del corpo completa, insomma. Esatto. Comunque sono disponibili anche qui, ovviamente, a partire da adesso, da subito, qui a Samsara Beach. E poi il nostro contatto Facebook, facebook.com/samsarabeach. Ci troviamo sempre qui con il tour del Samsara e con gli appuntamenti che riguardano i beach party. Ciao. Ciao. Si chiama FAN e si chiama College, che sono due realtà di viaggi per giovani. Organizziamo viaggi di gruppo per ragazzi, appunto, tra le 100 e le 300 persone a settimana, e anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, li porteremo in Salento, quindi al Samsara, che sarà un po' la nostra casa base per tutte e tre le settimane. C'è proprio il problema di capire chi quest'anno dovrà togliersi una settimana in Salento per seguire un'altra meta, perché proprio... c'è l'amore verso il Salento, facciamo un po' fatica. Sì, ormai è diventata una seconda casa, ma quello che ha reso il Salento una seconda casa è la gente che ci vive in Salento. Sono le persone con le quali abbiamo trovato molte affinità, sia a livello lavorativo che a livello di modo di vivere, proprio di vivere la vita.